Buongiorno, ciao ragazzi, appassionati di cronoscalate. Questo è un messaggio che voglio mandare positivo, positivo per tutti noi che in questo momento stiamo passando momenti difficili. E proprio in questi momenti che bisogna riuscire a dare il massimo, a rispettare le regole, non uscire. Stiamo alle regole perché ragazzi, c'è tantissimi malati, bisogna farlo per loro, per tutti i dottori, infermieri che in questo momento stanno lavorando al massimo per aiutarci. Sono sicuro che torneremo presto, torneremo più forti di prima, torneremo a vincere le gare di tutta Europa perché i piloti italiani sono sempre stati il riferimento, però in questo momento è importante stare uniti, essere carichi e forti. Io sono già pronto, ho qui il casco 2020, mi manca solamente da indossarlo per partire per le nostre gare. Ma solamente stando uniti che riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Un saluto a tutti. Amici, buongiorno. Beh, è un periodo impegnativo per tutti quanti noi, però con il nostro comportamento dobbiamo cercare di migliorare le cose, non uscendo innanzitutto per il nostro bene e per il bene degli altri. Non vedo l'ora, come tutti quanti noi, di tornare sui campi gara, innanzitutto ad abbracciarci e a fare il nostro sport amato che diverte noi e fa divertire gli altri. Ragazzi, a tutto gas, sul serio. Ciao ragazzi, è un momento molto difficile per noi tutti, in cui è fondamentale eseguire alla lettera tutte le restrizioni che ci vengono imposte, collaborando in tal senso in maniera attiva a sconfiggere questo virus che ormai dilaga a macchia d'olio. Per vincere questa gara, quindi ragazzi, è fondamentale la nostra collaborazione, stando a casa, come faccio io, come facciamo tutti noi in questo periodo. Oggi abbiamo uno strumento, i social, che ci consentono, seppur a distanza, di essere vicini e di interagire, di comunicare, di condividere il nostro sport, la nostra grande passione che ci accomuna. Spero tutto questo finisca quanto prima e che riusciremo a vincere tutti insieme, uniti, questa grande sfida, questa grande battaglia e tornare ad una vita normale, magari anche con uno spirito migliore e di riuscire tutti insieme a ridare luce e a riportare in vita il nostro grande sport, l'automobilismo, che ci accomuna tutti quanti. Vi abbraccio tutti e spero di incontrarvi quanto prima sui campi di gara. Io resto a casa. Un forte abbraccio a tutti, ragazzi. A presto. Siamo qui tutti in casa, il motorsport come tutto lo sport nel mondo è fermo, ma noi vogliamo stare vicini a tutti quelli che stanno lavorando per tirarci fuori da questa guerra, i medici, i paramedici, gli infermieri, le forze dell'ordine, la protezione civile, tutti quelli che stanno lavorando per farci tornare quanto prima alla normalità. Noi dobbiamo seguire i consigli che ci danno, ma soprattutto dobbiamo stare in casa, perché solo stando in casa potremmo anticipare quello che è la ripresa delle ostilità, di ritornare a sentire il rombo dei motori, di tornare a divertirci e scaricare la nostra adrenalina nello sport più bello del mondo che è il motorsport. Forza che uniti vinciamo. Buongiorno ragazzi, oggi più che mai serve schiacciare sull'acceleratore per vincere la gara più importante, la gara che ci porterà alla normalità, a vivere nuovamente le nostre emozioni, a noi piloti e a voi appassionati. Quindi rispettiamo il decreto il più possibile per ritornare vincenti come lo siamo sempre stati. Ciao a tutti, in bocca al lupo. Ciao ragazzi, mi raccomando, stiamo a casa. Più stiamo a casa, prima torniamo alle gare, altrimenti qua ci facciamo solo dei gran viaggi. Ciao. Anch'io mi associo a tutti gli altri raccomandando me stesso e noi tutti a rimanere a casa, a sacrificare attualmente questo momento, questi momenti per poi avere la possibilità di poter realmente essere liberi e soprattutto di ricominciare a goderci quello che è la nostra passione, il nostro stile di vita, che è quello del motorsport, delle cronoscalate in particolare. Se stiamo dentro o in mezzo alla natura, sarà dura, ma vinceremo. Ragazzi, dai, impegniamoci tutti e torneremo alla nostra passione, i motori. A presto. Ciao a tutti, oggi non siamo qui a parlare di una gara, di un campionato, ma siamo a parlare del coronavirus. È una sfida, per vincerla dobbiamo restare distanti ma uniti, ma soprattutto restiamo a casa. Ciao a tutti e restiamo a casa. Ragazzi, vi raccomando, atteniamoci alle regole, rimaniamo a casa quanto più possibile, perché la situazione non è semplice, ma ne usciremo bene, tutti quanti.
Tra l'altro, prima ne usciremo, prima torneremo ai nostri hobby, ai nostri piaceri. Quindi, niente, un augurio a tutti, insomma, ci vedremo presto. Cari amici e appassionati, volevo farvi un saluto in un momento particolare dove siamo tutti costretti a rimanere a casa per questo virus che ci ha colpito all'improvviso. Devo dire che anch'io inizialmente avevo un po' sottovalutato la cosa, non ero così, diciamo, preoccupato, però con il passare dei giorni mi sono reso conto della gravità. E purtroppo sono costretto a rimanermene a casa, non senza difficoltà, prima di tutto proprio per la fatica che faccio, perché non sono abituato a rimanere fermo a casa, però è veramente importante, credo che sia l'unico modo per riuscire a fermare questa cosa. Quindi spero di potervi riabbracciare presto, veramente, quello che adesso non possiamo fare, però per far sì che possa succedere, che possiamo rincontrarci sulle gare, dobbiamo tutti cercare di obbedire alle richieste che ci vengono fatte. A presto. Ciao ragazzi, in questo momento di difficoltà per l'Italia e per tutti noi sportivi vi chiedo di tenere duro. Solamente restando uniti e seguendo tutte le regole, presto potremo vedere la bandiera a scacchi. Vi aspetto nei campi di gara con tante novità. Vi abbraccio, andrà tutto bene. Ciao ragazzi, e un saluto caro a tutti quanti, a tutti gli appassionati, tutti gli innamorati di questo splendido sport che sono le gare in salita. È un brutto momento per tutti noi, in primis per l'Italia, in secondis per tutti quelli che hanno da mantenere aziende, famiglie, operai. È veramente complicato. È complicato anche parlare di motorsport in questo momento, lo so. Però forse è una maniera per sdrammatizzare. Il momento è critico, lo sappiamo tutti. Speriamo che finisca presto. Io vi posso dare soltanto un consiglio. Rivediamoci un po' di vecchi video, teniamoci in contatto con i social, così almeno si parla un po', anche se virtualmente si parla sempre di quello che abbiamo sempre amato. E non sappiamo quando riprenderemo a correre, io spero il più presto possibile, però sicuramente non è il momento di questo di parlarne. Adesso è il momento di stare tutti uniti, cercare di farcela, osservare le disposizioni del governo, stare a casa il più possibile, non fare colpi di testa. Mi raccomando, siamo degli responsabili sulle macchine da corsa quando cerchiamo di andare al limite, cerchiamo di essere più responsabili in questo triste momento. Ciao ragazzi, io resto a casa e fatelo anche tutti voi. È un momento difficile, ma dobbiamo tenere duro tutti insieme. E dopo la tempesta c'è sicuramente il sole e torneremo più carichi che mai. Ciao a tutti, sono Tommaso Ciuffi e volevo dirvi di restare a casa e rispettare le regole, perché solo così potremo riniziare a correre. Ciao, io resto a casa. Rispettiamo le regole che ci ha imposto il governo, ragazzi, tutti insieme ce la possiamo fare per tornare presto alla nostra passione che ci accomuna tutti. Io al momento la curo da casa, corro da casa, quindi se voi rispettate le regole come faccio io, presto torneremo vincenti tutti, tutti insieme ce la possiamo fare. Ragazzi, questa volta siamo davanti a una sfida un po' più difficile, però bisogna che ci impegniamo a rispettare quelle che sono le direttive che ci hanno dato, e cioè di cercare di stare in casa, di non uscire, e nel caso dovessimo farlo per stretta necessità, di farlo con le dovute precauzioni, e cioè mascherina e guanti. E insomma, se ci impegniamo tutti insieme ce la possiamo fare, e così forse riusciremo anche quanto prima a poter vivere nuovamente le nostre passioni. Ciao a tutti gli amici sportivi e gli amici del tornante. Mai come in questo periodo siamo tenuti a rispettare le regole. Mi raccomando, state a casa il più possibile, uscite solo per le cose necessarie, veramente necessarie.
Se uscite, mi raccomando, le precauzioni, mascherine e guanti. Prima faremo così e prima riusciremo ad arrivare a eliminare questo virus e riuscire a tornare tutti alla nostra vita normale, sia lavorativa che sportiva, e quindi alle nostre amate gare. Mi raccomando, state a casa. Buonasera cari amici piloti e appassionati del motorsport. Questo mio messaggio è finalizzato a sensibilizzare il rispetto della vigente normativa. Restiamo a casa. Siamo in un momento molto difficile, ma tutti noi, insieme, possiamo superarlo, restando a casa. Solo con il rispetto di questa direttiva potremo riabbracciarci sui campi di gara. Un forte abbraccio a voi e a tutti i vostri familiari. Cari amici, rispettate le misure di emergenza ed in particolare state a casa. I campi di calcio, le piazze, i palazzetti, gli autodromi, insomma tutti quei luoghi di sport torneranno presto a funzionare. Ma tutto dipende da noi, quindi forza e coraggio. Ciao. Ciao amici del Tornante. Il periodo non è certo dei migliori, ma state sereni che ritorneremo molto presto alle nostre corse. Andrà tutto bene e dipende solo ed esclusivamente da noi. Io resto a casa. Ciao amici del motorsport, sono Claudio Gullo, pilota ufficiale del gruppo CAFFO. Anche io ho sposato l'hashtag Io resto a casa. Penso che lo dobbiamo fare tutti, lo dobbiamo ai nostri amici italiani che in questo momento stanno combattendo una battaglia verso un brutto virus, il Covid-19. Il nostro Stato ci chiede di rimanere a casa, ma anche la nostra coscienza deve capire che dobbiamo rispettare le regole. Solo così potremmo ritornare alla nostra amata vita, al nostro amato motorsport, e potremmo ritrovare i nostri affetti più cari fuori dalle nostre mura. Quindi io resto a casa, fatelo anche voi. Ciao a tutti. Capisco che non è una situazione molto semplice, non è facile. Abbiamo un nemico molto forte, però la nostra forza è rimanere a casa. Rispettiamo le regole. Mi raccomando, rispettiamole, rimaniamo a casa per combattere questo male che c'è. Ciao amici del motorsport, sono Stefano Crespi. Io abito a Milano e qui la situazione è veramente difficile, però ce la stiamo facendo, dobbiamo farcela e ce la faremo tutti se staremo in casa. State in casa, così ci vedremo prima possibile alle nostre amate gare. Ciao. Cari ragazzi, buonasera, sono Luigi Sambuco. Se voi se ci rimuovere ancora i gare in salita, vi dovete stare a casa. Dovete stare a casa, se no non ci possiamo più vedere in salita. Ci vuole anche un vostro sostegno, che dovete stare tutti quanti a casa, così ci vediamo prossimamente, al più presto ci vediamo sulle gare in salita. Ciao a tutti, ci tenevo in modo particolare anche io a fare questo video per rimarcare l'importanza di stare a casa. Purtroppo il nostro paese sta attraversando un momento molto delicato. Solo con il nostro impegno, l'impegno di ogni singola persona, riusciremo ad uscirne presto. Vi mando un abbraccio virtuale con la speranza di poterci vedere quanto prima sui campi di gara. Andrà tutto bene. Ciao. Anch'io mi unisco all'appello fatto dagli altri miei colleghi sanitari. Preghiamo di stare a casa, di fare i bravi, di tenere al momento tutti i motori spenti come stiamo facendo noi. State a casa, più facciamo i bravi adesso e prima torniamo di nuovo a fare monelli in macchina. Mi raccomando, un abbraccio a tutti. Ciao a tutti, anche dalla Sardegna arriva un'attesa di mano, perché in questo momento tutti ne abbiamo bisogno. L'Italia non si è mai vista così in ginocchio, ma come ogni caduta bisogna anche rialzarsi. E noi siamo bravi in questo, l'abbiamo sempre dimostrato. Dimostriamo a tutto il mondo di quanto siamo forti. Mi raccomando, restate a casa, restiamo a casa, per avere cura dei nostri cari e per far sì che tutto questo non sia stato invano. Forza ragazzi, un abbraccio, a presto e ci vediamo in campionato. Ciao a tutti ragazzi, cercate di rispettare quello che il governo vi dice di fare. È importante per la salute di tutti. Mi raccomando, restate a casa e io resto a casa e vedrete che tutto andrà bene. Torneremo sui campi di gara, sì, più forti di prima.
però rispettiamo queste piccole regole che per il momento ci hanno dato, che sono molto importanti. Vinceremo quest'altra battaglia, ne sono convintissima, quindi mi raccomando, restate a casa e forza Italia. Un grosso bacio, vi saluto a tutti. Ciao amici sportivi, lo so che non è un bel momento quello che stiamo attraversando. Stiamo combattendo una guerra dura e il nemico è fortissimo. Però sono convinto che noi possiamo essere ancora più forti, rimanendo uniti e rispettando le regole. In questo momento abbiamo solo un'arma a nostra disposizione, quella di restare a casa. Io lo sto facendo, mi raccomando fatelo anche voi. È l'unico modo per tornare alla normalità e soprattutto alle nostre amate gare il prima possibile. Io ne approfitto per ricaricare le energie, per farmi trovare ancora più forte e più combattivo di prima. Mi raccomando, fatelo anche voi. Ciao. Ciao ragazzi, l'unione fa la forza. Rispettiamo le regole, restiamo a casa, tutti insieme ce la faremo. Forza Italia, che andrà tutto bene. Ciao. Ciao ragazzi, in questi giorni siamo chiamati ad affrontare una sfida difficile, ma non impossibile. Per uscirne al più presto dobbiamo soltanto applicare delle semplici regole. Uscire il meno possibile e soltanto se necessario e mantenere la distanza di sicurezza. Vedrete che insieme ce la faremo. Ciao. Amici del motorsport, è un periodo difficile e complicato, però abbiamo la possibilità di uscire in fretta da questa strana situazione. Ed è quello di rispettare le regole, quindi restiamo a casa e seguiamo attentamente tutto quello che ci viene ordinato di fare e presto torneremo di nuovo a correre, ad assistere a gare meravigliose. Ciao a tutti. Cari amici tifosi e appassionati del motorsport, l'anno sportivo non è iniziato come volevamo. Ad oggi potevamo già vedere qualche risultato e qualche novità. Però là fuori c'è un virus che ci aspetta per distruggere tutto quello che abbiamo fatto. Ora ci tocca vincere questa prima gara più dura e come in ogni grande squadra dobbiamo farcela per vincerla. Il segreto è quello di restare sempre calmi, ma in questo caso è anche quello di restare a casa. Io già lo sto facendo e sono sicuro di contare anche su tutti voi. Solo così andrà tutto bene. Ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di essere tutti ottimisti, di cercare di passare questo periodo che ci sta invadendo un po' tutti, cerchiamo di non farci prendere dal panico, che tutti insieme ce la possiamo fare. Una stagione sportiva ci aspetta, quindi prima finisce questo brutto incubo e prima ritorneremo. Ciao amici appassionati di motori. Lo so, è un momento duro e tutti vorremmo ritornare a indossare il nostro bel casco alla punta. Però a questo giro mi sa che l'avversario è veramente tosto da sconfiggere. Quindi l'unico modo è attenerci alle regole e restiamo tutti a casa. È l'unico modo per tornare il prima possibile a dedicarci alla nostra passione. Ciao a tutti. Ciao a tutti amici appassionati del Tornante.it. Vi invio questo messaggio affinché possiate restare a casa il più possibile ed evitare di uscire se non solo per cose strette e necessarie. Vi prego di aderire a questa campagna che tutti noi sportivi e non stiamo aderendo affinché possiamo rincontrarci il prima possibile su tutti i campi di gara. Un abbraccio a tutti, a presto!